Un mese dopo Temptation Island, Jenny Guardiano e Tony Renda stanno ancora insieme. Davanti alle telecamere di We Tipf hanno raccontato come procede la loro relazione dopo il turbolento percorso nel villaggio dei sentimenti e il confronto al falò finale. Tony Renda si è detto cambiato, Mr. Hyde è andato in pensione, ha detto, mentre la fidanzata si sente libera di poter vivere la propria vita senza avere l'ansia addosso. I cambiamenti ci sono stati, ha iniziato a saper gestire la gelosia. Sono libera di esprimermi, vestirmi come mi va, lui non dice più nulla. Ho prenotato un viaggio con le mie amiche. Però a volte c'è, altre volte no, sparisce. Capisco che vuole darmi la mia libertà, però a volte penso che vada all'amico suo. Imparerà a trovare il grigio e non solo il bianco e nero, ha detto Jenny. Temptation Island, Jenny ha deciso di rimuovere il filler alle labbra. Sono felice, mi sento cambiata, rinata. Qualche settimana fa sono andata a trovare Martina, mi ha presentato la sua famiglia, io le ho fatto conoscere mio padre. Siamo andare a ballare, c'erano i suoi fratelli e gli amici, ha concluso. Cambiata, rinata, e non solo nel rapporto con il fidanzato Tony, dopo Temptation Island, Jenny ha deciso di cambiare anche esteticamente. Forse spinta dalle centinaia di commenti e critiche lette sui social, Jenny ha deciso di sottoporti a un piccolo intervento di rimozione del filler alle labbra. Era molto bella prima, a mio parere si è rovinata, avrebbe potuto fare di meglio considerando che la partenza era già buona, si legge tra i commenti. Labbra prima erano bellissime, ora sono tutte un bozzo, molto più bella prima, oggi due canotti, che orrore, si leggeva tra i commenti del video che mostrava com'era Jenny prima del filler alle labbra. Bellissima e con delle labbra carnose e naturali. Oggi la protagonista di Temptation Island si è mostrata dopo la rimozione del filler incassando tantissimi complimenti. Jenny di Temptation Island ha spiegato ai suoi follower di Instagram, è arrivata a oltre 300.000 follower, che servirà ancora un po' di pazienza e che le labbra sono in fase di guarigione, ma ha detto di vedersi molto bene. E tutti sono d'accordo con Leti.